Ringrazio sia Benedetto che per la disponibilità e preliminarmente mi sento però in dovere di fare anche una precisazione, perché mi sento in qualche modo improvvisato, perché appartenente a 40 milioni sento lo stesso ritmo, lo stesso tono, lo stesso afflato che sono abituato a vedere anche nella mia officina, ripeto officina di alta comunione, ma comunque sia sempre un'officina massonica. Il percorso che ci apprestiamo a intraprendere attraverso questo breve tratto che riguarda la cultura firenze e le sezioni doministiche nella riforma culinaria di Pietro Leopoldo, è un percorso che per l'appunto incontra soltanto volti e personaggi di carattere massonico. Prende mosse da Pietro Leopoldo, da Cesare Beccaria, e prende mosse soprattutto da quel luogo del trattato dei diritti e delle pene, che parla degli indizi e che parla delle prove. La distinzione che Beccaria introduce tra le varie prove nel capitolo nel capitolo 14 del trattato del diritto e delle pene, riguarda le prove di particolare tipo, le prove che egli illustra come dipendenti l'una dall'altra e che mette in evidenza come queste prove, questi indizi espresse dipendenti l'una dall'altra, non trovano che tra di loro, e quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore, dice Beccaria, la probabilità del fatto che si vuole provare, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare anche le prove conseguenti. Cos'ha il Beccaria di fronte a sé quando tratta di questo particolare tipo di prove? Ha di fronte a sé le prove cosiddette allenate, vale a dire le prove che hanno un procedimento deduttivo preordinato ex legge e che appartengono alla tradizione del diritto comune, a quella classica tradizione del diritto comune che era la tradizione delle prove di carattere ordatico, vale a dire di fronte a un particolare conformarsi dei fatti, se questi trovavano riscontro in un percorso argomentativo predeterminato ex lege, il giudice doveva uniformarsi alle conclusioni che erano indotte da quella particolare previsione di carattere legale, ex lege. Dall'altra parte, il capitolo 14 del trattato del Beccaria mette in evidenza che vi sono altri tipi di prove. Quando le prove non sono dipendenti l'una dall'altra, non hanno un proprio percorso logico legalmente preordinato, quando sono indipendenti l'uno dall'altro, cioè quando gli indizi si trovano d'altronde, d'altra parte, d'altra maniera che attraverso la previsione dei fatti lineari, allora interviene una diversa prospettiva logica, tanto più si inducono indizi, tanto più si accumulano indizi, tanto più questi indizi possono accompagnare e guidare il ragionamento del giudice ad una conclusione che sia probabile non ex legge, ma per la sua particolare, struttura di carattere logico. Qui il Beccaria poi, poco oltre, introduce un concetto completamente nuovo, quello della certezza morale. La certezza morale del giudice è quella che deve assistere il giudice stesso nella propria elaborazione di carattere decisionale. Non è la certezza guidata dalla legge, è la certezza guidata dalla sua privata ragione, è la certezza guidata e sostenuta da una sua particolare capacità di organizzare l'interpretazione dei fatti e conseguentemente di condurla ad una sua concretezza decisionale. Ecco, questo è il punto di partenza da cui ci muoviamo. Ci muoviamo da un volto di carattere massonico, ci muoviamo da una logica che è di carattere naturale ed è sostenuta dai principi del razionalismo illuministico. Questo punto però ci porta anche a mettere in evidenza come la pagina del Beccaria si collochi entro una tensione di carattere morale e razionale che sta orientando la riflessione giuridica, la riflessione politica stessa contro le impalcature decisionali, le incrostazioni culturali della tradizione giuridica passata. E dietro la figura del Beccaria si muove un vero e proprio partito, un vero e proprio modo d'opinione che percorre tutta l'Europa, e che trova immediatamente all'indomani dell'uscita del trattato una risonanza nei circoli illuministici dell'intera Europa e un'accoglienza anche di carattere non puramente adesivo, ma di carattere militante dietro alle asserzioni che la riflessione del Beccaria ha indotto. Una riflessione che molto spesso va anche al di là di quella occasionale inizio di trattazione che il Beccaria forse affrontò con un ingegno particolarmente vivace e precoce, ma che al tempo stesso forse nacque più all'interno di un circolo illuminato e riservato, ma non si destinò immediatamente ad una sua così costumata diffusione e ad una diffusione così pronta, così vivace e così completa. Ecco, dopo che è uscito il Trattato di Beccaria nel 1762 e successivamente a una sua ulteriore edizione del 1766, e incontriamo un altro personaggio che ci viene dalla Francia anch'essa illuministica, Dupaty. Dupaty è un magistrato criminale francese, un grande magistrato, che ha una tradizione di battaglie anche giudiziarie molto vivaci, molto fiere contro la pena di morte e contro soprattutto le crudeltà della giustizia dell'antico regime. Egli, poco dopo l'uscita del trattato di Beccaria, si trova a dover sostenere un processo che davanti alle corti vari, alle istanze inferiori dei tribunali francesi, aveva avuto una soluzione forzata e che avrebbe condotto alcuni innocenti accusati alla pena di morte, se non Dupaty stesso non avesse con una grande campagna e politica e potremmo dire anche mediatica portato il caso stesso fin di fronte al tribunale del re e avesse costretto il tribunale del re a rivedere questa condanna che era stata così meccanicamente e così supinamente emanata dalla corte bavilare del tribunale di Clermont. Dupaty aveva un motivo di carattere ideale e anche una motivazione di carattere politico per sostenere queste tesi, per avere questo cipiglio così risoluto nei confronti della giustizia francese. Era un unionista, non solo. Aveva una appartenenza prestigiosa perché era membro della loggia delle 9 sorelle di Parigi, era compagno di loggia di Voltaire, di Condorcet, e aveva dietro di sé questa tensione culturale, ma anche di lei questa tensione di carattere iniziatico che lo portava a risolvere il proprio impegno giudiziario anche in una fiera polemica a difesa dei diritti di natura e a una risoluta negazione della pena di morte e delle pratiche di tortura. Cosa successe? Quando ebbe questa sua attività molto determinata che lo portò in polemica con l'intero corpo giudiziario francese, nonostante egli fosse un esponente di assoluto rilievo della stessa magistratura francese, avvenne addirittura che le corti baglivari che si erano trovate superate da questo intervento direttamente di fronte al re, di fronte al tribunale del re, per avere la risoluzione della emanata sentenza di condanna a morte, si sorsero a un meccanismo di carattere rituale a noi forse l'aspetto puramente ridicolo, ma in realtà, secondo la mentalità della cultura giuridica tradizionale, fortemente rituale. La corte di Clermont, che si era vista annullata la sentenza in virtù dell'intervento di Dupaty, bruciò gli atti e le memorie che Dupaty aveva pubblicato nella priorie della propria difesa nel tribunale stesso di Clermont. Questo pose Dupaty in necessità anche forse di allentare le polemiche varie, e lo dispose a svolgere quello che poi era una pratica molto diffusa all'epoca, il suo Grand Tour in Italia. Andò via in viaggio, abbandonò la Francia e scese in Italia, e così, un turista. Di questo suo viaggio in Italia è rimasta a memoria attraverso le sue lettere che poi furono pubblicate. Cosa fece Dupaty quando lasciò la Francia e venne in Italia? Venne in Toscana, arrivò a Firenze nel 1766, era uscita la seconda edizione del Litri del Lorene, e l'aveva talmente diffusa e aveva contribuito talmente con forza a diffonderne il messaggio che istintivamente venne in Toscana, dove c'era attiva, e l'abbiamo visto nelle relazioni anche che sono state fatte oggi, una politica di carattere coraggioso e riformatore, ispirato a principi di razionalismo e di tutela dei diritti di natura, che veniva intrapresa da un sovrano estremamente giovane, un sovrano che nell'età di soli 39 anni avrebbe emanato quell'editto di cui già si è fatta la parola anche in precedenza, che era l'editto delle pene, emanato il 30 di novembre 1786, quindi a soli 20 anni di distanza dalla pubblicazione del delitto e delle pene, il sovrano toscano aveva preparato questa riforma criminale che aveva ispirato Dupaty a recarsi a Firenze. C'è una lettera di Dupaty che parla del suo soggiorno a Firenze, e è anche una lettera molto abile, molto ad effetto. Racconta Dupaty che egli è arrivato a Firenze, che ha cercato di assumere informazioni su tutte quelle riforme che stavano intraprendendosi in quel Granducato che improvvisamente era entrato nell'ottica della considerazione anche dell'affetto politico di tutti i riformatori e dei comunisti toscani attraverso quelle riforme e di carattere economico e di carattere sociale che si stavano intraprendendo. la liberalizzazione del commercio dei grani, l'abolizione del carcere per debiti, e tutto questo era alla base di questo interesse che Dupaty trovò per recarsi appunto, recarsi a Trieste, ad avere informazioni di prima mano. In questa sua lettera egli, con un effetto abbastanza studiato, racconta di aver conosciuto un personaggio apparentemente informato, da cui aveva assunto informazioni sulle varie esperienze informatrici intraprese in Toscana, e da ultimo aveva anche chiesto: ma che ne è delle leggi, che ne è della riforma di carattere penale, ci state pensando? E questo personaggio, che ancora non è palese, non è palesato nella realtà di Dupaty, a un certo punto viene al medesimo svelato. È Pietro Leopoldo stesso. Egli in questa sua lettera si parla dell'incontro che ha avuto con Pietro Leopoldo per fargli richieste e per fargli domande sulle riforme in corso e per avere notizie anche su quella riforma che si sta intraprendendo, su quella riforma che ancora non è uscita e che però, dice Pietro Leopoldo, con cautela ma con raziocinio si sta progressivamente divisando all'orizzonte. La riforma dei delitti e delle pene che in qualche misura si pone in un nesso di continuità con il diritto dei canoni in senso riduttivo di Cesare Beccaria. Domanda inizialmente: com'è che Dupaty è arrivato in Toscana? Soltanto per una curiosità turistica, o non perché di fronte a lui quel volto che si disvela nel racconto che egli ne fa c'era un volto fraterno? Forse anche Pietro Leopoldo fu un massone. Ci sono motivi molto puntuali per sostenerlo. Era figlio di un massone, Francesco Stefano di Lorena. Aveva come segretario, era cresciuto in una corte in cui Josef von Sonst, altro grande esponente dell'illuminismo austriaco, era anche egli sicuramente un massone, era legato anche da altri collaboratori ad ambienti di carattere massonico. E poi basterebbe forse, per rendersene conto, andare a Firenze a guardare a visitare il Museo della Scienza e della Tecnica, dove è ancora esposto, nonostante l'abbia danneggiato a suo tempo l'alluvione, il banco di chimica di Pietro Leopoldo. Pietro Leopoldo era un cultore di chimica. Su quel banco c'è ancora, nonostante i danni dell'alluvione, la provetta di fosforo che Pietro Leopoldo stesso aveva ricavato dall'orina dei carcerati del carcere delle Stinche, con procedimenti propri. Ma Pietro Leopoldo stesso Quando ebbe quel colloquio con Dupaty, gli disse, e Dupaty poi ci ha riferito nella sua lettera, disse che i procedimenti di riforma andavano avanti con calma, ma non con paura, con metodo, non con titubanza, al modo di un esperimento, di una conoscenza di tipo naturale che veniva attuata per progressivi tentativi. Ed in questo, forse, prima ancora che attraverso le proprie parentele, i propri legami di carattere personale, che sono senz'altro tali da ispirare l'ipotesi come plausibile, l'ipotesi della sua appartenenza massonica, questo più di ogni altro dà il merito della cultura massonica che era in lui, cioè che attraverso il cimento, la prova, la cadenza e il riscontro della esperienza di carattere fisico fosse possibile costruire un percorso di conoscenza anche di ordine razionale. C'era questa doppia corrispondenza fra una razionalità di carattere fisico e una razionalità di carattere astratto che si collegava, che era intimamente connessa e che come tale era trattata. In questo direi forse si chiariscono gli elementi di maggiore importanza, di maggiore centralità della cultura, direi in primo luogo anche massonica di Pietro Leopoldo. C'è un altro problema, preferisco esporre dei problemi piuttosto che esporre delle acquisizioni perfezionate. C'è un altro problema, proprio in quel periodo c'è un giurista pisano, Carmignani, che insorge contro l'ipotesi di una derivazione diretta della normativa granducale del 1786 dall'insegnamento di Beccaria. Carmignani dice, e lo dice in uno scritto che uscì in lingua tedesca nella Zeitschrift di un suo sodale tedesco, Mittermeier, anch'egli giurista illuminato, non so dire se appartenente o meno a circuiti di carattere massonico, ma comunque sicuramente riformatore, sicuramente abolizionista, sicuramente in polemica con la tradizione del sistema probatorio per tormenti e per torture dell'antico diritto comune. Carmignani dice no, non sono d'accordo, perché Beccaria non era avvocato, Beccaria era un nobile, era un marchese, in pratica l'ha detto anche Enrico Marzoluri poco fa, era un marchese che aveva una sua cultura, che era una cultura però che lo confinava in un niente, non in linea diretta, no, in capacità di influire direttamente sui processi di elaborazione normativa e di carattere riformatore. Carmignani disse no, dentro la politica riformatrice di Pietro Leopoldo c'è piuttosto il tono dell'austerio del foro, c'è piuttosto una cultura di carattere forense. E per la verità, e qui mi avvio alla conclusione anche perché vi avvedo che poi se no diventa troppo pesante anche il carico di tutte le relazioni che si sono succedute, insomma, anche per l'Italia, c'è un blog della legge toscana del 1786 che ci consente forse di mettere in evidenza come questa osservazione polemica dissentita del Carmignani sia in realtà degna di attenzione. È il paragrafo 110 della riforma criminale leopoldina in cui il Granduca tratta per l'appunto degli indizi. Cosa dice a questo paragrafo 110 il Granduca? Dove il querelato non sia confesso o convinto, onde manchi la prova piena e sufficiente e perfetta della sua reità, sia però provato da sufficienti indizi, potrà il giudice condannarlo in qualche pena straordinaria. Cioè, l'articolo 110 della riforma criminale leopoldina dice questo, con una sorta quasi di paradosso. State attenti che quando il re non ha una prova piena e completa della sua reità, può però considerarsi aggravato da una sufficiente, ragionevole indicazione di reità. Il giudice lo potrà condannare non con una pena ordinaria, ma con una pena straordinaria, cioè con una pena che, non prevista dalle leggi, sia rimessa al suo arbitrio. Ora, professore, mi scusi, andare verso le conclusioni perché abbiamo un po' stretti i tempi. Benissimo, grazie. Allora, questa roba è in realtà un calco, di un trattato di diritto comune di carattere essenzialmente forense. È una norma che è ricavata dal processus informativus di Tranquillo Ambrosini, che era un autore del 500, che era il manuale dei torturatori. Questa norma è in realtà un sedimento della cultura forense che è stata tirata dentro nella elaborazione della Leopoldina, ma capovolta. Un paradosso. Il tenore formale del paragrafo 110, che solitamente viene invocato come introduttivo di quella certezza morale di cui aveva parlato il Beccaria, in realtà è un prodotto della cultura forense. La cultura forense è un prodotto della tradizione, in qualche modo, dell'antico diritto comune che ha lasciato sue scopie, sue tracce anche negli atti di preparazione della riforma criminale leopoldina. Un paradosso che ha portato però a un proprio capovolgimento dei termini formali e sostanziali del discorso giuridico e normativo.